come inizia un processo penale? Allora, ci stanno i reati perseguibili d'ufficio e i reati perseguibili a querela di parte, va bene? Vi faccio un esempio dei reati perseguibili d'ufficio che sono poi i più gravi, atti sessuali nei confronti di minori, omicidio, cioè sono quei reati per cui la gravità, sequestro di persona, rende tali e non c'è la necessità, anche le lesioni quando sono superiori ai 40 giorni, quindi sono lesioni gravissime, non c'è la necessità di una querela, perché quello che è importante è perseguire quello che è l'interesse generale. Quindi l'omicidio logicamente incide su quello che è l'interesse generale, l'incolumità generale. Ci sono invece quei reati che sono perseguibili a querela di parte e sono quelli che ledono la persona. Fra questi rientra appunto la diffamazione. Va bene? Quindi iniziamo con questi reati perseguibili a querela di parte. La diffamazione è... Vi sono un'altra categoria di reati che hanno necessità di passare attraverso quella che è la lente dell'ufficio del giudice preliminare. Allora, che cosa succede? Ve lo faccio schematico così non avete problemi. Querela, parliamo quella della querela. Querela di parte. Io credo di essere stata diffamata su un giornale. Predispongo la querela e la presento ai carabinieri o direttamente alla procura. Primo passo. Dopodiché la procura la passa al pubblico ministero, i carabinieri, la procura passano al pubblico ministero, il pubblico ministero vede se ci sono gli estremi, una, diciamo un'indagine molto molto leggera, e manda di nuovo a quelli che sono i suoi ufficiali di fare le indagini. Quindi mettiamo conto nel caso di diffamazione, prendere la testata che probabilmente già gli ho fornito io, però la deve prendere lo stesso, sentire le persone, individuare quelli che possono essere gli autori del reato, lo stesso se parliamo, mettiamo conto di una lesione, no? Quindi anche in questo caso i carabinieri, quelli che fanno le indagini, possono essere la finanza, possono essere insomma tutti questi ausiliari del giudice, individuano quelli che sono gli elementi che possono essere elementi di colpa o non elementi di colpa, perché la notizia può essere anche infondata, e la ritrasmettono al giudice. Allora il giudice, mettiamo conto che qualcuno ha scritto Maria Belli non ha capito, secondo noi non ha capito il processo, che può essere una critica, ma non va a incidere sulle capacità naturali di Maria Belli, e quindi il giudice dice va bene, è una critica che ci può stare, per me non è fondata sta notizia di reato, e quindi dispone l'archiviazione. Quindi scrive, secondo me questa notizia di reato non è fondata, la parte non ha diffamato Maria Belli, chiedo al GIP, che sarebbe giudice delle indagini preliminari, quindi dopo il pubblico ministero c'è questo giudice, di archiviarla. Se il giudice lo ritiene, archivia. Se invece Maria Belli non è d'accordo con il pubblico ministero, si oppone a quello che dice il pubblico ministero, quindi c'è un'opposizione all'archiviazione, e il giudice deve necessariamente fissare un'udienza. Quindi a quell'udienza Maria Belli, che si è opposta, però deve dire perché si è opposta. Ci devono essere degli elementi che probabilmente il giudice, anzi il pubblico ministero, non ha valutato, quindi degli elementi nuovi che io indico. Dico ad esempio, guarda che ci sta quell'altra frase sotto che può essere invece diffamatoria, e quindi all'udienza il giudice deciderà se archiviare o no. Va bene? Allora, ci sta il giudice delle indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare. D'accordo? Quindi chi dispone, io non avevo fatto questa differenza per evitare di... comunque, chi dispone l'archiviazione, il pubblico ministero la trasmette al GIP, quindi è il giudice delle indagini preliminari. Se però c'è un'opposizione, quindi l'opposizione ti obbliga a fare un processo, allora va al GUP, giudice dell'udienza preliminare. Allora, giudice indagini preliminari è quello che sta vicino al pubblico ministero, fanno tutte le indagini. Va bene? Quando hanno finito di fare le indagini, l'udienza preliminare, che sarebbe quella filtro prima che ti mandano davanti al giudice del dibattimento, l'udienza preliminare va al GUP, cioè che giudice udienza preliminare, va bene? Sarebbero, diciamo, due, perché il GIP fa una specie di controllo sulle indagini che ha fatto il PM,
Va bene? Quindi diciamo PM e GIP, per esempio, è quello che dispone le intercettazioni. Cioè il PM ha bisogno di fare ulteriori indagini perché ad esempio ritiene, ecco, prendiamo il caso di Mafia Capitale, che ci siano dei collegamenti fra queste persone e dei politici. Ho detto una cavolata, perché politici no, perché per fare politici bisogna avere tutta l'autorizzazione. Allora, fra queste persone ed altre persone. E allora il PM chiede al GIP, perché a lui appartengono le indagini, giudice indagini preliminari, chiede al GIP di fare le intercettazioni. Quindi ci stanno dei decreti autorizzativi delle intercettazioni che non possono superare un certo tempo, altrimenti bisogna chiedere la proroga. Comunque il GIP fa tutte le indagini. Dopodiché, se queste indagini sono fondate, c'è il rinvio a giudizio, quindi l'udienza preliminare, che si fa davanti al GUP, che è diverso da quello che ha fatto le indagini. Va bene? Perché c'è, diciamo, un ulteriore controllo. Allora, queste sono le fasi del processo. Poi, se in udienza preliminare, quindi davanti al GUP, si ritiene che ci sono degli estremi per rinviarlo a giudizio, il GUP, il giudice dell'udienza preliminare, rinvia al dibattimento, e poi là si fa tutto il processo, quello che vedete spesso. Se invece il GUP ritiene che non ci sono questi elementi, perché l'avvocato, perché ha portato ancora altri elementi, allora dichiara il non luogo a procedere. Quindi non si procede. Va bene? E vi dico brevemente queste altre tre fasi, perché sennò vi porto fuori. Nel senso, fra le indagini e l'udienza GUP ci può essere il cosiddetto incidente probatorio. L'incidente probatorio, per esempio, quanto si fa molto spesso? Quando ci sono dei casi di violenza sessuale su minori. Allora, siccome bisogna preservare la genuinità della testimonianza del minore, che potrebbe sia essere influenzato da persone maggiori, perché mettete il caso di un minore in cui è accusato il padre di aver compiuto su questo degli atti sessuali. Il minore rimane all'interno della famiglia a volte, purtroppo. Oppure, anche se il padre viene allontanato, la madre può avere interesse a influenzare il minore, ma anche in senso positivo, perché pensate che cosa accade in una famiglia quando una madre si rende conto che il padre, o viceversa anche la madre, io ho avuto anche dei casi di abusi da parte della madre, si rende conto che il figlio è stato abusato. Allora, per evitare che gli crolla addosso tutto, perché significa che ha fallito, se parliamo della madre, come amica, come donna, come moglie, per evitare tende a mettere una lente e quindi a convincersi che ciò non è vero e a convincere anche il minore. Quindi la genuinità della prova del minore va preservata. In questo caso c'è l'incidente probatorio, nel senso, si sente davanti al GIP, non GUP, perché è nella fase delle indagini, si sente questo minore nelle modalità protette, viene sentito dagli avvocati con l'ausilio di assistenti sociali o psicologi, in modo che non si interviene direttamente. Dopodiché questo minore esce dal processo, in che senso? La sua testimonianza verrà portata davanti al GUP, quindi all'udienza preliminare, e se c'è rinvio a giudizio verrà portata al dibattimento. Il minore non sarà più sentito. Quindi è un'esigenza particolare. Ad esempio, adesso questa esigenza si è sentita anche nei confronti di quelle che vengono considerate persone particolarmente vulnerabili. Io vi dico, ad esempio, e questa è una cosa che accade spessissimo, le estorsioni. Quando vengono, noi abbiamo avuto delle estorsioni, ho seguito dei processi per estorsione, che erano stati dei nomadi, una famiglia molto conosciuta e purtroppo molto influente. Quindi all'inizio le persone denunciavano, poi a distanza di tempo venivano avvicinate. Ma non è che vengono avvicinate che c'è la minaccia reale. Ad esempio, il mio avvicinato, guarda che bella foto, ho fatto, tua figlia sta in classe vicino a un amico mio, così. E quindi queste persone, quando ritornavano al processo, forse mi sono espresso male, non è anche rischiando praticamente la calunnia, la falsa testimonianza, però quella era una questione di sopravvivenza, quindi vanno anche capite. In questo caso si sta introducendo
con la nuova legge, poi ne parliamo, si sta introducendo questo reato che l'incidente probatorio si rivolge a quelle che sono le persone in casi particolarmente vulnerabili. Ok, poi ci sta il dibattimento, poi ci sarà la sentenza. Ricordatevi che la nostra democrazia impone che prima di tutto va tutelato quello che è accusato, purtroppo, ve lo dico, La vittima ha un passo inferiore. Adesso si sta cercando di correre ai ripari, però con queste nuove leggi non lo so. Parliamo poi dell'ingiuria, di queste cose che stanno succedendo, perché questo è veramente molto molto grave. Vedete che ci stanno delle prove scientifiche che purtroppo hanno una relatività. Non so se avete seguito il caso della Macchi, quello che è stato arrestato questo ragazzo, dopo 30 anni. C'erano delle prove di DNA, di liquido seminale, e purtroppo queste fialette nel 2000 è stato disposta la distruzione. Quindi c'è una prova relativa, ci stanno tanti indizi, ma sarà un bel processo quello, se lo seguite è bello. Che poi invece è proprio questo c'era stato un grosso problema e ci sta una grossa polemica, perché ad esempio in America vengono tutte archiviate, perché giustamente si pensa che quelli che possono essere degli elementi che oggi noi non abbiamo, non possiamo neanche immaginare, pensate al DNA, ci può essere sempre un elemento nuovo. Ad esempio il DNA adesso lo estraiamo dal sudore, dai capelli, dall'elemento. Quindi in America viene tutto archiviato, avete visto col case? Quelli proprio mettono tutto in una parte e la mettono. Poi dopodiché, invece da noi purtroppo, vuoi per una questione di spazio, vuoi per una questione che si tende sempre a eliminare quello che può essere un lavoro, anche se c'era stata da parte dei propri carabinieri, avevano proposto di fare anche qua in Italia un corpo cold case che si occupasse dei casi molto vecchi. Una parte, credo che proprio a Roma stiano tentando di fare questa cosa. Sarebbe molto bello. La prescrizione negli omicidi non cade mai. No, non si prescrive, un omicidio non si prescrive. Sì. Sì. Le maestre? L'incidente probatorio ci fu lì e là è stato proprio il problema maggiore, capito? Perché questi bambini anche nell'incidente probatorio, rispetto a quello che avevano affermato prima, ricambiavano continuamente. Quindi non avendo una certezza era necessario, perché tu, ripeto, noi siamo dei garantisti e questo è giusto, non avendo la certezza sono state tutte assolte. Anche perché guardate, io stessa ho difeso una insegnante che tutti i bambini l'avevano accusata di averli picchiati. Non di quelli del famiglio, un'altra insegnante, una insegnante elementare, era di Cisterna questa. E sì, l'accusava, e non solo, i genitori avevano fatto una lettera dove chiedevano che questa venisse allontanata. Quando noi abbiamo fatto il processo, allora i genitori dicevano: no, ma mio figlio non ha detto questo. Io, ma come, lei ha firmato il foglio? No, ma perché è passata quella? Cioè alla fine non si riusciva più. Pensate che di 26 bambini solo uno ha detto: no, la maestra mi ha dato una testata. Però nessuno poi aveva più visto niente, quindi è anche difficile questo. È anche difficilissimo, se c'è un processo che è difficile è quello sui minori. Perché, ripeto, a questo aggiungono molta fantasia. E quando non c'è la io l'ultimo che ho adesso, praticamente la bambina ha riferito che aveva toccato l'organo genitale al nonno, quindi nell'ambito di una separazione, quindi con tutte le difficoltà, perché la mamma non la manda più a dormire dal padre, perché il padre vive in appartamento sotto del nonno, tutto quanto, però questa bambina adesso, quando praticamente è stata ascoltata con le psicologhe, ha dichiarato, quando ha finito era tutta contenta, proprio contenta, e quindi le psicologhe
perché ci stanno degli indici d'abuso, no? Le psicologhe hanno detto: ma perché sei così contenta? No, no, perché adesso che esco fuori, fuori ci sta mamma, così glielo dico che ho detto questa cosa di nonno. Allora, come le interpreti? Io ho anche un'altra ragazza che invece ha detto che non era vero quello del padre, ho detto: ma come, abbiamo fatto un processo tutto qua? Ma noi, avvocato, se non ci sta papà che ci porta i soldi, noi come mangiamo? Quindi, guardate, era vero, però è difficile, sui minori è difficile. E andiamo così, andiamo sulle lite temerarie. Noi abbiamo fatto un processo penale, durato 5 anni. Alla fine, lei ne vuole uscire. Non ce la fa, non ce la fa. Però una volta che ne è uscita, perché questa ha detto questo no, questo no, questo no, lei a suo modo si è riabilitata. È tosto, sì, è tosto. Anche perché poi in quel caso vieni sempre vista in una certa maniera, nel senso che se alzi un po' più la voce, ecco, vedi che l'aveva fatto. Quindi il processo credo che abbiamo chiarito un attimo. Allora, passiamo invece adesso a quello che vi interessa a voi, la diffamazione. È un reato che appartiene proprio alla categoria dei giornalisti. Allora, voi sapete che c'era l'ingiuria e la diffamazione. Dico c'era perché a giorni verrà approvato questo decreto legislativo e l'ingiuria non è più un reato penale, ma diventa un illecito civile. Quindi se uno vi appella con una parolaccia, voi non potete più fare la denuncia, dovete andare dal giudice civile. Quindi abbiamo tolto i reati penali dei giudici penali perché la aggravavano e adesso aggraviamo i giudici civili. Perché dovete fare davanti al giudice civile quello che facevate al penale, quindi portare le prove, i testimoni, quindi non è cambiato niente, però ecco, abbiamo parlato di quest'ingiuria, vabbè, comunque andiamo avanti. Allora, quindi l'ingiuria, qual è la differenza fra ingiuria e diffamazione? L'ingiuria è diretta alla persona presente, come ha detto lui, quindi io vedo una persona e la ingiuria, adesso mi hai rotto, sei un... Questa è l'ingiuria, la presenza. La diffamazione, siccome diffamare, cioè intaccare quella che è la reputazione e l'onore, la fama, diffamare, viene fatto verso terze persone. Che cosa si intende terze persone? Devono essere due o più persone, quindi ci deve essere la diffusione, prevede la non presenza e allo stesso modo un insulto verso questa persona assente. La calunnia, come mi chiedeva il dottor Pigozza, la calunnia invece avviene in un processo. Nel senso, ecco, questa è la differenza. Nel senso, io faccio una denuncia dove dico, come ti chiami tu? Che Massimiliano mi ha rubato la macchina, quando Massimiliano non me l'ha rubata. Allora, è una denuncia fatta verso una persona, all'autorità giudiziaria, verso una persona che io so che è innocente. E questa è la calunnia. Allora, leggiamo adesso la diffamazione, così come prevede il 595 del codice penale. Allora, chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, quindi l'articolo precedente è quello dell'ingiuria, che prevede la presenza, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, punito con la reclusione fino a un anno, con la multa fino a euro 1032. Allora, fermiamoci un attimo. Facciamo la differenza fra onore e reputazione. Va bene? La differenza fra onore e reputazione è questa. L'onore è la considerazione che io ho di me stessa. La reputazione è la considerazione che gli altri hanno di me. Quindi la diffamazione incide sulla reputazione, perché io lo riferisco a più persone. Va bene? Questo è il primo comma. Se l'offesa consiste in un'attribuzione di un fatto determinato, la pena aumenta, perché è della reclusione fino a 2 anni oppure della multa fino a 2.065. Ed ecco il terzo comma, che è quello che interessa a voi. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità,
quindi questo è estensivo, oppure in atto pubblico, la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa non inferiore dai 516 euro. Vabbè, poi c'è l'offesa al corpo politico. Allora, vediamo bene quello che significa. Voi sapete che, ve l'hanno detto tutti gli altri, ci sono dei criteri che dovete seguire quando praticamente fate un articolo, no? La continenza, la pertinenza, l'utilità. Quindi questi sono tutti i criteri che voi nello stesso momento, quindi deve essere, qual è il vostro dovere? È quello di informare, va bene? E il diritto delle persone è di essere informate, di essere a conoscenza. Allora, che cosa succede? Se questo vostro dovere viene contratto attraverso delle denunce strumentali, in questo caso fino ad oggi non c'era possibilità di fare nulla. Va bene? Facciamo questo esempio. Voi fate un articolo su un politico che ha distratto dei soldi pubblici. Bene? Logicamente avete preso informazioni, avrete delle fonti, avete accertato le fonti. Non vi siete fermate al si dice. Avete cercato di vedere le carte. Avete cercato di andare oltre quella che è la verità putativa, cioè quella che emerge, proprio per evitare che incorrete in questi che possono essere denunce. Il politico, che sicuramente ha una forza economica rispetto a voi maggiore, va bene? Perché voi, se avete un contratto regolare, siete coperte dal giornale, dall'assicurazione del giornale. Se invece avete un contratto di collaborazione, bisogna vedere poi se il giornale all'interno estende questa copertura anche a voi. Va bene? Allora, che cosa succede? Che questo politico, per bloccarvi, vi fa una denuncia. Che può essere strumentale la denuncia, però la testata per cui scrivete logicamente non si mette a questo rischio per voi. Voi stessi potete avere dei problemi, perché se siete senza assicurazione e se nessuno vi copre, la prima cosa che fate un passo indietro. Perché quando quello vi chiede anche 50.000 euro in quanto si ritiene diffamato, per voi è una tragedia. Perché voglio dire, ne avevamo parlato anche l'altra volta, per esempio nei confronti di Report ci sono 130 denunce, querele per diffamazione. 130 magistrati che praticamente valuteranno se queste querele sono fondate o no. E voi volete che su 130, 130 archiviano? Non ci sarà fra quelli uno che la pensa diversamente? E quando si parla di Report, quindi di una trasmissione ad alta incidenza televisiva e quindi ad alta concentrazione di persone che si sintonizzano, il problema è grosso. Perché ad esempio nella legge che si sta andando ad approvare, che modifica quella del 48, si tiene anche conto, rispetto a quello che è il risarcimento danni, della diffusione che può avere questa testata. Va bene? Perché adesso dobbiamo fare un altro passo indietro e parlare invece dei nuovi mezzi di comunicazione, che ormai non sono più nuovi. Internet, i social network, le mail, WhatsApp. Allora, come possono essere considerati questi? C'è diffamazione se io utilizzo uno di questi mezzi? Parliamo di diffamazione, perché io vi dico che la maggior parte dei giornalisti che conosco le foto da Facebook le prendono, perché nello stesso momento in cui tu la metti su Facebook è pubblica. Se il profilo è pubblico, certo, certo. Capito? Però ad esempio io ho degli amici che sono al Messaggero, non so chi di voi collabora col Messaggero, di solito quando ci sono gli incidenti stradali le foto le prendiamo da là. Io vi ho portato una sentenza che c'è stata a giugno 2015, dove il giudice di pace di Roma doveva trattare un processo di diffamazione per un commento che era stato postato su Facebook.
Il giudice di pace di Roma diceva no, siccome si tratta, secondo me, di diffamazione a mezzo stampa, perché è usato un mezzo per raggiungere più persone, io non sono competente come giudice di pace, è competente il giudice di Roma, perché è il giudice di Roma che fa la diffamazione a mezzo stampa. Il giudice di Roma invece diceva che non c'era l'aggravante, perché secondo lui Facebook non rappresentava un mezzo stampa, appunto, e quindi vanno davanti alla Corte di Cassazione. Questa è stata a giugno. La Corte di Cassazione dice ok, ci sta questo conflitto fra i due giudici, quindi io devo decidere chi è competente fra i due. E praticamente dice che è vero che Facebook è un mezzo attraverso il quale si possono raggiungere più persone, quindi la diffamazione è a mezzo stampa. Quindi competente a conoscere, secondo il giudice della Corte di Cassazione, è appunto il giudice del Tribunale. E lo giustifica. Allora, la Corte è pervenuta ricordando che i reati di ingiuria e diffamazione possono essere commessi a mezzo di Internet. Va bene? E quando ciò si verifica c'è questa ipotesi aggravata del mezzo della stampa. Poi dice, quando l'offesa avviene attraverso i cosiddetti social network, non ci può essere ragione diversa che pensare che le risorse informatiche siano anch'esse un mezzo di diffusione della notizia. Allora, WhatsApp è una conversazione fra due persone confidenziale. Se poi c'è il gruppo che è sempre un gruppo ristretto, però siccome tu lo comunichi, allora se noi facciamo un gruppo, bene? Facciamo questo gruppo, io dico mamma mia, quella proprio non capisce un cavolo, e questo viene a conoscenza degli altri, è sempre un mezzo di diffusione, tu l'hai comunicato a più persone. Se invece fra me e te io ti scrivo, oh mamma mia, quella non capisce proprio niente, e il rapporto è confidenziale, poi se tu lo giri a un'altra persona, è un problema tuo. Però ci potrebbe essere una responsabilità adesso dei provider che permettono una cosa del genere, perché per esempio per Facebook la responsabilità è del provider, e il provider può uscire da questa situazione solo se dimostra che, visto che stiamo parlando di una piattaforma grandissima, si dimostra che non ha potuto controllare questa. La rettifica, praticamente, se è prevista come riparazione del danno, si tiene conto. Se non è prevista come riparazione del danno, sino ad oggi non era così. Però vi stavo dicendo, appunto, io ve l'ho portata, che il giudice stabilisce che ti impone di provvedere a rettifica, e quindi se tu provvedi a rettifica, logicamente ti condannerà una pena minore, quindi te lo dà come pena accessoria. Non cambia, a meno che la parte, non fai un accordo con la parte e dici vabbè, io faccio la rettifica. Però ecco, questo ve lo volevo dire, perché la nuova legge, che sta ancora in discussione, ma dove credo che voi state anche agendo rispetto a questo, prevede appunto rettifica senza commento, rettifico smentite, purché non inequivocalmente false o suscettibili di incriminazione penale, devono essere pubblicate senza commento e risposta, menzionando espressamente il titolo, l'autore e la data dell'articolo ritenuto diffamatorio. Tempi e modalità della pubblicazione variano a seconda dei diversi media. Se però vi è l'inerzia, l'interessato può chiedere al giudice un ordine di pubblicazione, e se voi in quell'ordine non lo fate, c'è una pena, una sanzione amministrativa che va dagli 8.000 ai 16.000, e danno un'altra botta, insomma. Capito? Quindi la rettifica, voglio dire, può essere influente, però in questo momento ancora no. Con la nuova legge la rettifica sarà obbligatoria, e se non lo fate andate incontro a una sanzione. La rettifica, tu dovresti dire, guardate, rispetto alle carte che ho, secondo me forse non è come ho scritto. Chiuso. Non che lui vuole la rettifica dicendo no, non ho comprato la casa perché quella l'ha comprato Tizio e Caio, e quindi è vero. Però infatti qua, con la proposta di legge che c'è, si parla di rettifica senza commenti. Intanto vorrei che voi vi appuntasse l'articolo 427 del codice di procedura penale. 427. Perché il 427 prevede che qualora il querelante, cioè quello che vi ha querelato, venga
voi veniate assolti, il querelante deve essere condannato a pagare le spese. Però le spese della querela, ragazzi, sono 79 euro. Per avere voi il risarcimento, vedetevi l'articolo 4 e 27, voi dovete in quella sede chiedere al giudice, ma lo dovete chiedere perché se non lo chiedete non ve lo danno, voi il risarcimento del danno. Ve lo leggo così. Non è automatico, bravo. È previsto ma non è automatico. Al secondo comma dice: nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, inoltre condanna il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle che hanno sostenuto gli altri. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate. Allora, nella nuova legge, come mi chiedeva lui, la querela pretestosa viene automaticamente sanzionata. Ve lo leggo: in caso di querela temeraria, il querelante, quindi voi, può essere, no, voi, quello che ha querelato, il querelante può essere condannato anche al pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende. Chi invece attiva in malafede o colpa grave un giudizio civile, quindi non tiene più solo conto della querela per diffamazione, tiene conto anche del giudizio civile, perché voi sapete benissimo che la querela per diffamazione può avere un suo iter, ma molte volte, per esempio, la querela per diffamazione si esaurisce nel processo penale. Mentre se vi fanno la causa civile, praticamente è una mazzata non solo per voi ma anche per la testata. Allora, questo invece, con la nuova legge, si prevede che quindi la causa penale è da 1.000 a 10.000 euro in favore della cassa dell'ammende. Chi invece attiva in malafede o colpa grave un giudizio civile a fini risarcitori rischierà, oltre al rimborso delle spese e al risarcimento, di dover pagare a favore del convenuto un'altra somma determinata in via equitativa dal giudice, che dovrà tener conto dell'entità della domanda risarcitoria. Ad esempio, fate un articolo su Napolitano, che è ancora una figura molto importante. Napolitano vi chiede 500.000 euro per diffamazione. Se l'articolo che voi avete fatto invece rappresenta una esposizione dei fatti che è vera e che quindi non avete diffamato nessuno, il vostro risarcimento sarà in via equitativa non pari ma corrispondente a quella che è la domanda che ha fatto lui. Vi ha chiesto 500.000 euro? Il vostro risarcimento potrà essere 100, 200, 300. Capito? Questo sempre con la nuova legge. Sarà molto importante anche questo, perché chi vi chiede i soldi si renderà conto che però può avere anche una contropartita. No, non è che si chiama la nuova legge praticamente interviene, ma è ancora in discussione, interviene a modificare la legge del 48, che purtroppo è ancora in vigore. Quindi è un disegno di legge, sì. Allora, finiamo con l'uso delle intercettazioni, così vi lascio. Allora, sull'uso delle intercettazioni. Allora, ritorniamo ai canoni che vi avevo detto prima. Quindi, indagine, lasciamo perdere quelli della querela, indagine, giudice delle indagini preliminari, giudice udienza preliminare. Allora, durante le indagini preliminari tutto quello che viene fatto appartiene a quello che sono atti riservati, atti segreti. Quindi, se voi ne venite in possesso e li pubblicate, siete passibili di reato. Non ci stanno santi. Quando c'è l'udienza preliminare, dopo quell'udienza l'atto diventa pubblico e quindi voi lo potete utilizzare. Poi non vi devo spiegare io, perché voi siete in gamba, non vi devo spiegare io, se venite in possesso prima degli atti, come tentare di utilizzarli. Allora non li trascrivete interamente, scrivete degli stralci, pare che sì, però ricordate che rischiate. Allora, però relativamente alle udienze vengono considerate pubbliche.
L'udienza penale è un'udienza pubblica, va bene? Adesso bisogna vedere però se non c'è stato un provvedimento da parte del Presidente del Tribunale che ha stabilito che l'udienza doveva essere a porte chiuse. Se gli atti sono pubblici, loro li possono pubblicare. Io dico ad esempio che di solito quando ci sono dei giornalisti gli atti glieli danno gli avvocati. Di solito la denuncia è la parte stessa che ti autorizza a pubblicare questa denuncia, perché ha interesse per far vedere che esiste questo tipo di richiesta, questo tipo di è la parte che ne ha interesse. E quindi se ti ha autorizzato la parte, sì. Se non ti ha autorizzato la parte, là tu potresti anche rischiare, nel senso che ti chiedono come ne sei venuto in possesso, chi te l'ha data. Se è un atto che rimane, che va nella sede delle indagini preliminari, come mai? Però quando c'è una denuncia, di solito la parte che ha fatto la denuncia ha interesse a farla uscire. Guarda, sulle denunce di scomparse ci stanno, non so se voi seguite Chi l'ha visto, ci stanno molti molti problemi, perché ad esempio la denuncia di scomparsa che fa una famiglia è una denuncia che c'è un interesse della famiglia a ritrovare questa persona, non necessariamente si pensa a qualcosa di negativo che sia stato questo, quindi c'è un interesse molto forte e quindi di solito non c'è questo perseguire la parte che può anche che ti posso dire esternare la denuncia, capito? C'è un interesse forte, quindi sulla denuncia di scomparsa c'era stato il problema delle persone che invece vogliono l'oblio, il famoso oblio, no? Per le persone maggiorenni che vanno là. Infatti di solito è la famiglia che autorizza la diffusione della loro foto, o perché queste persone stanno male, o perché si sono verificati dei casi particolari, o perché l'autorizzano la diffusione delle foto ritenendo che possa essere successo qualcosa che ha messo in pericolo l'incolumità della persona, perché altrimenti io sparisco, chi ti dice che mi deve venire a cercare? Sono in grado di intendere e di volere, faccio quello che mi pare. Allora devi dare una giustificazione su questo. Nel caso della scomparsa, come dici tu, credo che ci sia un interesse della famiglia e quindi non c'è. Qualora ci sia un avviso di garanzia, e lo sanno prima i giornalisti e poi lo sa la parte. Allora questa cosa non è successa sempre, perché purtroppo qual è il problema? Che nello stesso momento in cui l'avviso di garanzia viene inviato, si sa, perché ne entrano in contatto tantissime persone. Chi lo notifica, il postino, chi lo, se metti conto è fatto a Napoli. Quindi nel caso di avviso di garanzia, anche qui c'è un limite molto molto difficile. Dovresti accertarti prima che la parte che riceve questo avviso lo sa, però... Sì, se vuole ti può denunciare. Allora, i documenti riservati che appartengono, voi sapete che su molti documenti non sono mai stati resi, ecco, si parlava prima della strage di Ustica, non credo che siano stati tutti i documenti tolti, quello che è stato il segreto di Stato. Allora, tu mi chiedi se dei documenti che appartengono al Ministero, che quindi sono all'interno di un gruppo ristretto di persone che ne dovrebbero custodire il segreto, possono essere pubblicati. Bisogna vedere sempre la capacità di questo atto di incidere. Allora, se è un atto interno, una circolare, una nota, tu la puoi rendere, cioè, non esiste, non c'è un segreto rispetto a questo, anche se è un atto interno, non c'è un segreto, capito? Ad esempio, ultimamente al Tribunale di Latina c'è stato un problema di questo genere, perché per far partecipare i magistrati al concerto di Capodanno che si faceva dentro il Tribunale, il Presidente del Tribunale di Latina, che adesso mi denuncerà logicamente, ha mandato una circolare ai magistrati dicendo dovete interrompere il processo perché dovete venire al concerto. Che cosa è successo? Che i magistrati, che probabilmente qualche attrito ci stava, quando è stato mezzogiorno, ha interrotto il processo. C'erano dei processi con 16 indagati, con avvocati che venivano da fuori, quindi questi hanno fatto un comunicato, hanno chiamato i giornalisti qua là. Quando i giornalisti sono andati dai magistrati, i magistrati gli hanno dato la circolare che gli aveva mandato il Presidente del Tribunale. E quindi i giornalisti l'hanno pubblicata dando la colpa al Presidente del Tribunale, che logicamente ha richiamato i magistrati. Chi ve l'ha detto? E quelli hanno detto era una circolare che lei ha mandato a tutti
i magistrati su, attraverso la mail, e quindi noi abbiamo ritenuto che non c'era niente di segreto. Dovevamo partecipare a un concerto, ce l'ha detto lei, ne abbiamo interrotto, capito? Quindi riguardo a queste cose, sulle circolari che appartengono a più persone, la diffusione ci può essere. Noi stiamo parlando di atti invece, come le intercettazioni, che non appartengono a più persone, ma appartengono a persone specifiche perché sono nell'ambito dell'indagine. E un'indagine per sua natura, così come le intercettazioni per sua natura, fino a che non sono rese pubbliche sono segrete, cioè non c'è una via di mezzo. Se non sono rese pubbliche sono segrete. Io vi ringrazio, vi lascio e vi do un grosso in bocca al lupo.